Buonasera. Buonasera. Normalmente si dice, quando si diceva, la squadra che vince non si cambia. Normalmente sapevamo, almeno questo era quello che ci aveva detto spesso lei, 4-3-1-2 e andiamo avanti così. Allora la curiosità è, perché giocare al specchio stasera? No, non ho capito l'ultimo. Perché giocare a specchio? Perché giocare con la difesa 3? No, ma guarda che noi ci siamo messi a 4 più di qualche volta perché l'intenzione era questa, però se tu consideri la forza che c'è l'Udinese su queste zone laterali che l'abbiamo visto anche sulle ripartenze, ti mettono in difficoltà. Poi nel senno di poi c'è sempre l'abitudine di fare delle considerazioni. Se noi andiamo sul 3-1, che ci sono state delle opportunità, no? Ricordate, non close, e poi fare due gol all'Udinese non è cosa di tutti i giorni, perché la squadra che subisce pochissimo si chiude molto bene in fase difensiva. C'ha tre giocatori metà campo che pressano, non c'hanno gamba. E le caratteristiche sono quelle, perché noi la partita l'abbiamo fatta dove loro avevano la forza. Mi è mancato un po' Cavanda probabilmente nel primo tempo, perché su quella zona lì si potevano spingere molto di più. Evidentemente non ci siamo riusciti. Però nel secondo tempo noi li abbiamo messi là, ci abbiamo fatto il gol già alla fine del primo tempo. Poi nel secondo tempo li abbiamo messi là, abbiamo creato sicuramente più opportunità di loro, loro hanno fatto due tiri in porto. Anzi tre, perché uno sulla parte, diciamo, destra, non so se era il primo tempo, che rado si è tuffato, che gli ha tirato addosso. Quello era il terzo tiro, cioè ha fatto due tiri, ha fatto due gol, ragazzi, diciamo tre tiri e ha fatto due gol. Noi qualche cosa in più abbiamo secondo me creato. A me, per quanto mi riguarda, io se dovessi tornare indietro rifarei le stesse scelte, sicuramente. Perché abbiamo creato qualche difficoltà all'Udinese. Non c'è andata bene, perché sai, ci sono gli episodi, se Close mette dentro quella palla, che di solito lui è molto freddo in quelle situazioni lì, c'è lo spiraglio per poterla mettere e non ci è riuscito. Però la Lazio secondo me è piaciuta molto, poi tra l'altro perché abbiamo credito molto bene, ho messo una squadra in campo di corsa e di fisicità, perché l'unico modo per poter contrastare l'Udinese era quella. Avevamo la copertura totale, c'è stato sicuramente un errore in fase difensiva perché abbiamo cercato il fuorigioco, cosa che noi non cerchiamo. Evidentemente abbiamo scalato la perché eravamo 4-2. Di Natale ha fatto finta di andare contro, poi è partito laterale, si andava marcato, era finita l'azione perché avevamo superiorità numerica, perché avevamo Lulis davanti, eravamo 4 in linea e c'era Radu, e lì abbiamo commesso un errore, perché noi sia il primo con loro, perché loro giocano sugli errori, perché su queste robe quando le giocano, perché giocano sul filo, ma hanno sempre fatto così, perché Guidolini è un maestro nelle chiusure, nell'aggressività, ti aspetta un momento come sbagli, soprattutto a ridosso metà campo, ha fatto così anche con l'Inter, quando andate in vantaggio, ha vinto a Milano, ha fatto la stessa cosa perché ha rubato palla a metà campo, sono partiti e così ha fatto con noi oggi. Però noi non è che ci hanno rubato palla loro all'inizio dell'azione, eravamo in copertura totale e c'è stato un errore probabilmente perché ho visto un giocatore dietro la linea dei quattro che ha cercato il fuorigioco e poi è andato, ma non faceva più tempo ad arrivare. Cioè gli errori contro l'Udinese li paghi. È chiaro che resta un po' di ramarico, un po' di amaro in bocca, perché quando tu sei andato in vantaggio praticamente la gara poteva essere in discesa, no? Soprattutto quei due contropiedi, se vi ricordate, perché quei due contropiedi tu devi chiudere la partita, devi andare sul 3-1, ci sono state due palle che discubi dalla parte, diciamo di qua, c'è stata una palla di Hernández che è la tirata che poteva andare, diciamo, sulla destra. Ci sono state queste due o tre ripartenze lì dove finire la partita. Ecco, vedi lì questo colpo non ti è riuscito, perché se no stavamo parlando della gara perfetta. Mister, due domande. La prima, mentre si sedeva, dice: manca il passo importante, manca qualcosa per fare il passo importante. Ma no, sai, questo qui era un colpo importante, insomma, era davvero un passo molto molto importante, con una diretta concorrente potevi sorpassarlo. Però io penso che la squadra abbia dato molto, mi ha sentito anche i commenti della gente, ha fatto anche degli applausi perché la squadra
squadra ha dato secondo me il massimo, per quanto, perché c'era della gente che mi ha giocato, anche quella di Guidolin. Guidolin ha cambiato due o tre elementi, ha messo Pasquale, ha fatto riposare, mi sembra un centrale, però i tre in mezzo, per esempio Isla, la partita aveva fatto un tempo solo, lo stesso discorso di Pinzi, e pertanto era anche lui più o meno che ha fatto più o meno gli stessi cambi, insomma, a parte Sculli che ha fatto i 90 minuti, l'altra sera lo stesso Lulli, che poi ha fatto una grandissima prestazione, secondo me anche l'Edesma stesso, insomma, e dovresti avere freschezza e preparare bene durante la settimana queste gare, ma sai, contro l'Udinese devi giocare in questo modo, perché sennò rischi di perdere. Volevo fare una domanda su questo argomento, perché secondo me tatticamente il piano era ottimale, cioè questa è la mia opinione, perché ha fatto bene a giocare a specchio proprio in considerazione del ma non era specchio, io ho messo comunque dell'aggressività con Gonzalez, Pulic e Sculli. L'unica cosa è come mai poi alla fine sceglie Rocchi e non si se, ma lo dico solo per caratteristiche, perché poi magari a destra poteva dare il cross o spingere un po' di più, solo questo. No, ma non era sono valutazioni che uno fa, so che Rocchi giocando in mezzo ai tre magari può trovare lo spiraglio giusto per arrivare così alla conclusione, si muove attaccando gli spazi. Dal punto di vista della fisicità forse Rocchi oggi non c'è stato, perché ora ci sono tre marcantoni in questa zona, diciamo così, centrale, però lui la prestazione cerca di farlo, però Rocchi è quello che finalizza, diciamo, molto bene le azioni. Oggi non ci sono state delle opportunità in modo particolare nel primo tempo, poi quando siamo andati in vantaggio avevo messo Hernanes di dietro con Close un po' più avanti e lì sul contropiede dovevamo fregarli, cioè non ci siamo riusciti perché gli spazi c'erano, abbiamo catturato palla perché loro si erano spinti, noi ci eravamo chiusi molto bene e su due o tre ripartenze c'era l'opportunità di chiudere la gara, lì non ci siamo riusciti. Dobbiamo aspettare che puoi andare avanti con la difesa a tre o torni al modulo? No, no, cioè io quando ho a disposizione tutti ritorno sul modulo che avevo, perché poi se c'era Concon anche oggi forse mi mettevo forse anche a quattro, però mettevo due esterni, diciamo un sinistro, uno a destra, giocavo in una maniera diversa, sempre mancandomi in quella zona lì, soprattutto uno che può essere direi un po' più reattivo, infatti Cavanda dal punto di vista fisico, dal punto di vista reattivo poteva anche dare, perché l'altra sera aveva fatto bene, però oggi era un po' titubante, non aveva le sicurezze solite. E lo recuperi con come mercoledì? Ma io spero di sì, stamattina ha fatto un buon allenamento, dovrebbe essere recuperabile, anche se non è al 100%, se un giocatore che sul piano della reattività è un giocatore che ci può essere veramente utile in quella zona del campo. Bene, grazie. No. Ma mi sembra...